Sono Clarissa Facchini della quinta A Chimica e Sofia Civati della quinta B Elettronica dell'ISI Marconi, le vincitrici delle borse di studio da 250 euro ciascuna intitolate a Giampaolo Binelli, preside storico dell'Istituto Tecnico Cittadino che ha diretto dal 2004 al 2012. Da 2 anni la famiglia mette a disposizione delle borse di studio destinate alle studentesse migliori del Marconi, che sono state consegnate dalla moglie Gianna Arvedi e dai figli Alessandro e Chiara. Noi abbiamo deciso di avere questa forma di ricordo proprio per dare un segnale di quello che è stata poi tutta la vita di mio marito, appunto, dedicata alla scuola. Quindi ci sembrava una cosa per lui, per la scuola, per la città, continuare il suo percorso, in sostanza, che è stato veramente di 40 anni dedicati tutti sempre alla scuola, prima come insegnante per un certo periodo, anche come amministratore e poi per tanti anni come preside, e l'ultima presidenza è stata questa all'ITIS. Quindi in accordo con la scuola, col preside Monti, abbiamo pensato a questa modalità e abbiamo poi insieme pensato, anzi su suggerimento della scuola, di riservarlo alle ragazze per dare un segnale così dell'importanza anche per le ragazze di scegliere istituti di questo tipo tecnico non tradizionalmente pensati al femminile. Ha rappresentato moltissimo per questa scuola dove è stato 8 anni, ma direi per la scuola piacentina in genere. Il preside Binelli è un preside che ha dato tantissimo all'esperienza scolastica su tanti versanti, quello della direzione delle scuole, ma anche quello dell'amministrazione, per esempio. È stato per un periodo significativo anche assessore in Comune di Piacenza, si è occupato della scuola. Diciamo che ha dato gli elementi caratterizzanti della sua persona, quindi sicuramente una grande cultura e una grande passione e un interesse perché la scuola fosse sempre di più adeguata, capace di rispondere alle esigenze educative dei ragazzi.